Benvenuti e bentornati. Volevo leggervi una favola, una storiella, che si legge ai bambini per insegnargli cosa vuol dire radicarsi nel qui e ora. E quando l'ho letta, l'ho sentita anch'io, ho pensato che è veramente di una semplicità disarmante e che volevo condividerla con tutti voi perché nella sua semplicità, perché appunto è una storia rivolta a bambini, può essere utile anche a noi grandi. C'era una volta una bambina che aveva tutto per essere felice, ma non lo era. Quando le regalavano un giocattolo, pensava subito al giocattolo che avevano regalato a suo fratello. Quando le offrivano una fetta di torta, pensava a come era buono il gelato che aveva mangiato il giorno prima. La piccola non era mai dove si trovava. La chiamavano la bambina tra le nuvole, perché i pensieri si affollavano di continuo nella sua testa e lei si lasciava trasportare via da loro, lontano dal posto in cui viveva, come su una nuvola sospinta dal vento. A furia di svolazzare senza sosta da un pensiero all'altro, la bambina diventò nervosa, poi terribilmente stanca e alla fine si ammalò. Molti medici si affollarono al suo capezzale, ma nessuna pillola, nessuno sciroppo riuscivano a curarla. Fu allora che io, la Ranocchia, decisi di andare a trovarla. Il primo giorno le portai una fragola e le dissi semplicemente: assaggia. Il secondo giorno le raccontai una storia e le dissi semplicemente: ascolta. Il terzo giorno la bambina era seduta sul suo letto, mi sorrise e mi chiese: che cosa mi porti oggi? Era guarita. Aveva capito che cosa significa mangiare una fragola quando si mangia una fragola. Che cosa significa ascoltare una storia quando si ascolta una storia. Da quel giorno la bambina visse felice e contenta perché aveva scoperto il potere dell'attenzione che dà a ogni momento un sapore diverso. Spero che questa fiaba da bambini possa essere di aiuto a tanti adulti, perché è davvero molto semplice radicarsi nel qui e ora e semplifica la vita, tra l'altro. Buona giornata.